Prima di iniziare questo percorso lavoravo nel settore orafo, nella città natia di Valenza. Ho sentito il bisogno di cambiare per la ricerca di un lavoro etico a contatto con la natura, a servizio della natura. La passione per le api l'ho ereditata dalla mia famiglia e in particolar modo da mio padre e dal rapporto che aveva con gli animali. Le api sono animali incredibilmente laboriosi. Un alveare copre ogni giorno un territorio pari a 4.000 cappi da calcio. Per produrre un chilo di miele, le api percorrono una distanza che varia dai 40 ai 100.000 km. Il progetto Api Sentinella nasce dalla volontà di dare dignità al lavoro dell'apicoltura, proponendo le api come importante indicatore per la salute pubblica. Al mattino presto vado in allevamento e con le collaboratrici nutriamo, recuperiamo i telai dalle madri e in laboratorio facciamo gli innesti che vengono allevati dalle api e raccogliamo le regine. L'ape è alla base della catena alimentare. Grazie alla sua costante opera di impollinazione, la quasi totalità delle piante, dei fiori e degli animali sopravvive e si riproduce. Il 90% dell'alimentazione umana dipende dalle api. Frutta, verdura e cereali non esisterebbero se non ci fosse l'impollinazione. Questi piccoli insetti hanno un grande peso, testimoniano e monitorano la salute dell'ambiente. Le api seminano la vita, dobbiamo solo metterle in condizione di aiutarci, creando cultura nell'opinione pubblica sull'importanza di un'agricoltura sostenibile a misura d'ape. Purtroppo oggi le api stanno morendo. L'agricoltura industriale, fondata sulla chimica, sullo sfruttamento degli habitat naturali, sull'impoverimento della biodiversità, ha distrutto in soli 3 anni il 50% del patrimonio apistico mondiale. Le donne e le api, entrambi universi femminili, sono legati da una grande responsabilità ed insieme possono essere i motori del cambiamento. Il premio Terre des Femmes sarà utilizzato per finanziare una pubblicazione scientifico-pratica, per organizzare convegni aperti alla cittadinanza ed incontri nelle scuole e per sostenere una parte dei costi analitici. L'eventualità della vincita del premio internazionale permetterà di esportare il modello italiano in altri paesi, con attenzione particolare a quelli in via di sviluppo, dove le tematiche ambientali sono poco considerate e dove le donne coinvolte potranno acquisire un ruolo occupazionale e dignità sociale. Attualmente nel progetto Ape Sentinella sono coinvolte 8 donne e speriamo che questo numero possa crescere sempre di più.